capace di valorizzare le risorse di una persona con handicap e non vederla soltanto nei suoi limiti, ma nelle sue potenzialità e nelle cose che sa dare, che sa fare, è una società buona. Mara, cosa state facendo oggi? Oggi il laboratorio si chiama Boboniere, vuol dire che facciamo i piattini, abbiamo fatto il disegno attaccati sotto, più abbiamo fatto tagliare la casa di riso anche. Questi sono i disegni? Sì, infatti. Sì. I fiori. Scegliete voi? Sì, infatti, sì. Sì. E quindi è questo qui è il risultato? Sì. Questi oggetti che fate? Li date ad amici, conoscenti? Chi è che li... Conosco, però magari la sera Di Maio che sposerà. Cosa stai facendo? Ti abbiamo visto col pennello, stai pitturando? Noi dobbiamo finire i pittini, colloriamo con la colla o la carta di riso sopra. All'inizio tagliati la carta di coupage, abbiamo tagliati, abbiamo incollati e mettere pittini puliti. E questi oggetti per chi sono? Per la sposa e si è posato a ottobre. Quanti ne dovrai fare? 100 persone. Tutti gli invitati? Sì, anche invitati. Valentina, tu che cosa fai? Scelgo quale fiore devo fare, metto la colla e dietro mettiamo la carta. Giulia, sei una volontaria qua al CEPIM. Come sei arrivata qua e che formazione bisogna avere per arrivare a fare un'attività di volontariato al CEPIM? Allora, io sono arrivata qua 6 anni fa, quando avevo 16 anni, e ho conosciuto il CEPIM tramite la mia scuola. Ho deciso di intraprendere questa esperienza un po' al buio, perché non sapevo bene a cosa andavo incontro, e sono cresciuta tantissimo. Mi sento veramente totalmente diversa rispetto a come ero prima, proprio in meglio. Soddisfatta? Sì, decisamente. Io ad esempio faccio economia, che quindi non c'entra assolutamente niente, però alcune arrivano come tirocinanti e poi si trasformano in volontari, perché appunto si appassionano durante il tirocinio, che in realtà è richiesto dall'università, e continuano poi. Che tipo di attività fate qua? In realtà ci sono tantissimi laboratori, mi sono sempre occupata del laboratorio di manualità. Adesso quest'anno è nato questo nuovo laboratorio che si occupa di bomboniere in generale, di cose su commessa che presuppongono serietà, rispetto dei tempi. E il fatto di far crescere un laboratorio come questo, finalizzato sia al responsabilizzarci tutti quanti, sì, anche a produrre oggetti che poi vanno all'esterno, secondo me è più bellissimo. Anche divertendosi, perché questo è senza dubbio un laboratorio che dovrebbe essere un po' più serio rispetto agli altri, perché comunque abbiamo dei tempi e dobbiamo rendere conto. Quanto tempo dedicate come volontariato al CEPIM? Dipende dalle nostre disponibilità. Io personalmente 2 ore a settimana. Purtroppo di più non posso. Quanti volontari siete? Maschi, femmine? Siamo tutte femmine quasi. In tutto 150 più o meno. La maggior parte sono ragazze, devo dirlo. Proprio in relazione a quello che diceva Giulia prima, volevo sottolineare che l'impegno non è solo di 2 ore alla settimana o 4 ore alla settimana, a seconda dei laboratori che uno va a fare e così via. È un impegno un pochino più forte, nel senso che il laboratorio, se esiste questo laboratorio qua, il laboratorio Bomboniere, che poi ha un nome molto bello, che è l'isola che c'è, è grazie al fatto che i volontari insieme si trovano per organizzare, per programmare le attività e per verificare le attività dei ragazzi. Tutti i nostri laboratori sono portati avanti dai volontari, gestiti dai volontari, dei responsabili, dei coordinatori, che sono loro stessi dei volontari.
Ovviamente in qualche modo sono coordinati, in parte un po' dal sottoscritto e in parte comunque quando c'è bisogno di un appoggio dal punto di vista educativo per risolvere alcune situazioni, quelle un po' più critiche e così via, c'è anche il nostro dottor Venuti, che è lo psicologo che ci dà una mano. E questo direi che è una delle caratteristiche che secondo me ci caratterizza fortemente, non solo nel panorama cittadino, non solo quello regionale, ma direi anche abbastanza a livello nazionale, perché che in qualche maniera il volontariato ci sia è una cosa normale ed è una cosa molto bella. Che abbiano una responsabilità così forte, che in qualche maniera abbiano delle mansioni così importanti, non è una cosa così, insomma, che si trova così facilmente. Mio figlio ha 24 anni e frequenta il CEPIN praticamente da quando è nato. Io ho imparato a partire dalla sua nascita a mettermi a disposizione, non soltanto sua. In questo momento sono a disposizione del CEPIM, faccio parte del consiglio direttivo. L'associazione è un'associazione di volontariato, nata nel 79 per iniziativa di un gruppo di genitori che si sono ritrovati allora soli veramente e senza nessun tipo di supporto, aiuto, riferimento, a voler quindi, mettendosi insieme in associazione, fare intanto gruppo e poi a incominciare ad agire sul territorio per cercare di far nascere ciò che loro incominciavano a immaginare dovesse esserci. In questo momento le famiglie che fanno capo all'associazione sono 150 grosso modo. I ragazzi sono tanti, arrivano in associazione dalla nascita. Io per esempio sono nel gruppo accoglienza, quindi anche soltanto parlare con un genitore e essere di aiuto nel momento di difficoltà, secondo me già da solo varrebbe come obiettivo. Quando ci sono delle attività che coinvolgono i piccoli, facilmente c'è un'educatrice, la psicomotricista, la logopedista. La logopedia e la psicomotricità si è sempre fatta al CEPIM, anche con fatica, perché sul territorio anni fa la logopedia si iniziava tardi, troppo tardi. Non vogliamo sostituirci a ciò che sul territorio è possibile trovare, ma essere parte integrante. Quindi seguite i ragazzi da finché sono piccolissimi fino a che età? Non c'è un limite massimo. Il vostro scopo è portare le persone a un inserimento lavorativo, a un'indipendenza, a un'autonomia? Allora, il nostro obiettivo è confrontarci tra noi genitori, aiutarci a sognare e lavoriamo perché migliori il contesto in cui loro vanno a fare le cose che è giusto che facciano, la scuola, il tempo libero, quindi la pratica sportiva per esempio. Si sono fatti passi da gigante col tempo. Il lavoro grosso però è in campo dell'inserimento lavorativo effettivamente è da fare con i genitori, con le istituzioni, con il mondo del lavoro e parallelamente lavorare per preparare i nostri figli ad essere capaci di muoversi in modo autonomo sul territorio, quindi a servirsi dei mezzi di trasporto pubblici, a sapersi rapportare nel migliore dei modi con le persone, imparare ad essere duttili, ad essere a rispondere prontamente alla richiesta e ad essere responsabili. Che rapporto nasce e si instaura con i volontari che vi seguono? Allora, per me è benissimo, ottimo anche, e io ringrazio al CEPIM, più anche per la fessia, anche la parte altri gruppi che fanno di là, e il rapporto dei ragazzi che facciamo noi, laboratorio Boboniere, sono bellissimi, veramente. A me piace lavorare tantissimo con loro, anche più con volontari. E diventate amici? Sì, sei sempre amici. Sì.